Tutti abbiamo bisogno di tutti e tutti dobbiamo essere a disposizione di tutti, qualunque costo. E questo credo sia il grande dono che la Croce Verde può dare agli altri. Io ho visto diversi ragazzi avvicinarsi alla Croce Verde con uno spirito, come dire, così un po' gigionesco, no? Per dire va, adesso faccio il volontario, no? Come se fosse già una patacca che ti metti anche senza aver fatto niente. Ma nel giro di pochissimo tempo trasformarsi in uomini, in persone che capivano cosa voleva dire il dolore, capivano cosa voleva dire assistere le persone. E vedere queste crescite, diciamo che è stata una delle cose che più ti gratificano quando passi dall'altra parte, che non fai più l'ambulanza ma passi dall'altra parte. È certo che è stata fondata dal Lombroso. Perciò ha vissuto la Prima Guerra Mondiale, no? Dove l'ente è stato anche insignito di medaglia d'argento, in quanto aveva un ospedale gestito dalla Croce Verde con le infermiere delle Croce Verdine, perciò è stato insignito della medaglia d'argento. Ha passato la Seconda Guerra Mondiale, no? Dove poi ha avuto anche la medaglia d'oro alla resistenza da parte dell'ANPI, e dove la sede e l'ente non ha ceduto alle pressioni del regime fascista che voleva conglobarlo con la Croce Rossa, e solo, diciamo, la lotta anche fatta dai dirigenti di allora, ma soprattutto dai volontari, ha fatto sì che la Croce Verde non diventasse Croce Rossa ma fosse solo commissariata. Perciò ha mantenuto, diciamo, il suo nome e il suo status di associazione di volontariato anche per il periodo successivo. Perciò è grazie ai volontari che si è arrivati ai 110 anni. Nel 1973 la Croce Verde ha attraversato un altro periodo molto brutto, un periodo dove sembrava che dovesse chiudere l'ente per tutta una serie di motivi che non erano legati a guerre, ma a tutti i motivi interni, tant'è che fu commissariata dalla prefettura e venne nominato prefetto il dottor Antonio Di Giovine, che allora era capo gabinetto della prefettura. È uscita la necessità di fare uno statuto per evitare che ci fossero attacchi politici. Era l'anno 77 e sono diventato presidente. Mi sono trovato così bene che sono, se mi lasciano ancora un po', ma non dipende neppure da loro. Ho 93 anni, quindi sarebbe ora che sfollassi. Faccio l'avvocato. L'avvocato è una professione difficile, complessa. Io ho sempre avuto la sensazione, l'ufficio qua vicino, che venire qui in Croce Verde era fare un bagno di pulizia. Quando sono entrato io c'erano 15 autoambulanze e mi pare 400 volontari. Attualmente le ambulanze sono, mi pare, 52, forse e più 10 automobili di servizio. I volontari sono 1300 circa. Noi abbiamo vissuto qui tutte le trasformazioni, perché dalle squadre formate da 6-7 persone che sostanzialmente venivano qui a passare la serata, si è passato alle squadre da 50 persone per notte. Il terremoto dell'Irpinia è stato quella parte di attività che ha poi fatto veramente il cambiamento della Croce Verde. Tu tieni conto che noi in Irpinia la Croce Verde in particolare tenne botta per tutto il periodo a Calabritto, no? Dove non si montavano i campi come una volta, eccetera, ma dove con due tende, due ambulanze, eccetera, per tutto il periodo fece trasporto di ammalati di cose dall'ospedale di Oliveto Citra, che era nella parte bassa di Calabritto, a tutte le altre realtà. E questo credo che fu il primo passo che insegnò alla Croce Verde di, come dire, che esisteva un'altra realtà che non era solo quella del soccorso. L'essere qui, il dover intervenire in queste determinate situazioni, il dover rispondere a una rigorosa disciplina, rigorosissima disciplina, fa del volontario una persona consapevole dell'importanza che ha una persona nella società. Oh, 110 anni.